Un caloroso saluto da Angela Saieva a tutti i connazionali residenti all'estero. Oggi mi trovo a Fellbach con due comici gabarettisti e attori, Mariano D'Angelo in coppia con Enzo Salvi e Franco Neri. Uno spettacolo interamente organizzato e per la prima volta assoluta in Germania da Danilo Amato di Heininger. A tutti quanti vi auguro un buon divertimento. A Calatina. A Calatina? Ma tu da dove vieni? Da Calatina. Da Calatina sei arrivato fino a qua? Sì. No, non ci credo. Non ci credo. Sono nato, passato al teatro. Adesso mi trovo qua. Vero? In Germania. Lo facciamo tutti insieme, mamma mia, come sto? Uno, due, tre, vai. Mamma mia, come sto? Da Fellbach? Ah, non hai fatto tanti chilometri per essere stato? No. A piedi sei arrivato? Ah, ecco, mi era preoccupato. No, Tra Enzo Salvi e Franco Neri, chi? Franco Neri, Franco Neri, tu? Enzo Salvi. Pure io, Enzo Salvi. E tu? Enzo Salvi. Enzo Salvi. E allora Franco Neri che dobbiamo fare? Facciamo tutti insieme di Franco e Franco. Da dove venite esattamente? Da Metzingen. Metzingen. Da dove? Ulinger. Non te sento. Ulinger. Non lo sai perché io sono basso, tu sei alto. Abbi pazienza. Anche per Enzo Salvi e Franco Neri? Sì. Scommessa vinto, vero? Mi piace tanto? Sì. Da dove vieni dall'Italia? Dalla Sicilia. Basilicata? Non è che stai a copiare un pochettino? Ah, ecco perché me lo ricordate. Signori, mamma mia, come sto. Mi dilego. Ciao. Ciao. Calabria, Rossano, Cosenza, no. Tu devi deciderti però da dove vieni, da questo o da quello? Rossano. Da Rossano, ma di qua dove sei? Di qua c'è la parte di Blinger. Boblinger, Boblinger tu? Balzato, già ci sono. No. Vicino a Leon Berg. Io me, però con nazionali italiani. Sì, bene, bene. Buon divertimento, Viaggio. Grazie, d'accordo? Un grande saluto da parte di chi? Giovanni. Catena. Francesca. Gianni. Gianni, Gianni, tu? Elena. Elena, marito e moglie, chi c'è qua? Marito e moglie. Mannaggia miseria, ha preso l'occasione giusta. Moglie e marito. Moglie e marito, marito e moglie, marito e moglie. Moglie, moglie e marito. No. Penso Santi e Franco Neri? Franco Calabria e Calabria. Allora, e tu? Anche, allora facciamo Franco Neri, lo sappiamo, no? Il tormentone di Franco. Esatto. Franco. Siamo uno dei tre. Franco. Franco. Ci siamo, un'altra bella comitiva. Come ti chiami tu? Nicola Tasselli. Nicola Tasselli, da dove sei? Siamo a Leonberg. Leonberg, quindi vicino. E tu? Io sono Roberto Tasselli, anche di Leonberg. Da Leonberg. E io Matteo Tasselli, da Ditzingen. Da Leonberg. Ditzingen. Ah, Ditzingen. E tu? Michele Pinto. Pinto. Andiamo da questa parte. Tasselli, Reninger. Davvero? Qui ovviamente per una grande manifestazione, due grandi comici cabarettisti, cosa ne pensi?
è bellissimo vedere due personaggi del genere qui in Germania, è come prima volta, come so io, e per questo è molto importante per noi assistere a stare qui. Quindi aderire come connazionale a queste manifestazioni penso che è una cosa molto importante, vero? Certamente molto importante. D'accordo, vi ringrazio, vi auguro un buon divertimento. Grazie mille. Ma mai pigliate me a me. Emanuela. Da dove venite? Qua dalla Germania a Stoccarda. E dall'Italia? Sicilia, Palermo. Sicilia, Palermo. Tra Enzo Salvi e Franco Neri? Enzo Salvi. Enzo Salvi. Guarda che non è una votazione. No, 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 no. Ormai ho pagato, quindi. Vi auguro un buon divertimento. Grazie, allora, grazie, grazie. Ciao mamma. Questa è mancanza di rispetto, però io così piccola e questo da Napoli che mi saluta, chi sei? Sono un fan di Franco Neri. Non ti ho capito. Sono un fan di Franco Neri. Di Franco Neri e anche Enzo Sal, grazie. Enzo Sal. Stanno vanno bene. Tu hai salutato Napoli, Napoli, Napoli o? Napoli, Napoli, Piazza Garibaldi. Piazza Garibaldi, c'hai amici, parenti? No, io abito qua perché ho fatto 120 km per venire a vedere. Ah, però complimenti, tanti grazie, auguroni. Grazie. Questo è, possiamo dire, www. Ah vabbè, ticketservicitaliano.com, biglietteria per eventi italiani in Germania. Questo grande maestro, ragazzi, i veri concerti italiani le trovate qua, mi raccomando, eh? Io sono sempre disponibile, anche se avete domande andate sul sito, su tutti i concerti. Poi vendiamo anche giustamente i biglietti. E questa sera qua una bellissima situazione, si mangia, si beve. Vabbè, non poteva essere di meglio. Meno male che abbiamo mangiato. Allora, Giuseppe Fascino, perché ormai ti conosciamo così, giustamente, Danilo Amato lo becchiamo più tardi, ma più avanti seguiremo una nostra intervista con tutte e due. Vabbè, grazie vabbè. Per la dimostrazione Italo qui in tra Germania poco, di questi grandi momenti. Grazie a voi. Dovere. Poi ci vediamo dopo. A okay, più tardi. Grazie. Non vi sento, siamo carichi? Sì! Molto, molto emozionati. Sempre non ho sentito, siamo carichi? Sì! Così vi vogliamo, bravissimi, bravissimi. Stefano, non ti allontanare, mettimi vicino perché abbiamo qui la camera. Giustissimo, giustissimo, sì. Allora, vogliamo dare inizio a questa bellissima serata. Benvenuti alla Stadthalle di Fellbach. Benvenuti, benvenuti a tutti. Noi ci presentiamo, siamo il duo Lucy and Steffi. Non so se alcuni di voi già ci conoscono, siamo un duo musicale, siamo in giro per diverse serate, facciamo matrimoni, serate di ballo, compleanni e questa sera siamo nei panni di presentatore, abbiamo un altro ruolo questa sera. Questa sera saremo qui e siamo onorati di presentare questa serata e ringraziamo anche tutti voi che siete qui, siete venuti in tantissimi, quindi sarà una bellissima serata. Innanzitutto, prima che iniziamo questa serata, io volevo scendere e volevo anche vedere queste file come sono qui e per iniziare questa serata con il nostro grande Enzo Salvi. Come state? Tutto bene? Il pubblico? Facciamo un applauso, vediamo ci siamo qui. Uno, due. Da questa parte, da questa parte. Bellissimi. Più forte l'applauso. Sì, perché ci vuole. Il momento, signore e signori, è un grande piacere presentarvi
E per la prima volta, in Germania, la prima volta arrivano qui su questo palco Enzo Salvi e Mariano D'Angelo. Un applauso. E per il Corriere d'Italia ho l'onore di presentare Mamma mia come sto. Mamma mia, sto in Germania qui a Stoccarda, sto benissimo, tutto preciso, che lui ci ha pettinato, grande accoglienza di pubblico, siamo felicissimi, io e le mie compagne di lavoro da ben 30 anni, guardate che bella sembrare di maschio adulto che risponde al nome di Mariano D'Angelo, insieme formiamo la coppia ormai storica, noi siamo stati per il precursore del cabaret con e mamma mia che impressione. Maestro, cominciamo un po', torniamo un pizzico al passato, d'accordo? Come è nata questa vostra professione di far ridere le persone? È una missione riuscire a far ridere, perché di questo periodo riuscire a far ridere è regalare un momento di evasione, di grande difficoltà, di sono di crisi che stiamo vivendo. Noi abbiamo iniziato nel 92, Ci sta, grande cabarettista, film, televisione, le risate ci stanno. Con soddisfazione. Riuscire a farete, come ripeto, è una missione. Io ho un negozio e vendo risate e il pubblico è il mio miglior cliente, perché ci impegniamo noi sempre a regalare delle novità sul palco, ispirandoci chiaramente ai personaggi che rappresentano un po' il quotidiano, tipo Cipolla, Viva, tanti personaggi che abbiamo fatto, e questo ci regala grandi emozioni, perché sapete che la gente torna a casa felice, per noi è un motivo di grande soddisfazione. Massimo Boldi è un grande artista come Cristian De Sica. Se dico queste due parole. Se dice queste due parole mi ritorna in mente 15 film di Natale. E i miei primi 15 film di Natale, girati con i primi 5 con Massimo Boldi e Cristian De Sica con la coppia, è stato un attimo di veramente di. Sono stata una ventata di novità in una coppia e li ho collaudata da tempo remoto. E con Massimo poi abbiamo proseguito finché ne abbiamo in tutto personalmente ho fatti 15 e tra i 15 c'è il film di Natale che ha incassato più di tutti nella storia dei film di Natale, che è Natale sul Nilo, con quasi 28 milioni di euro. Però parliamo un pochino sul suo compagno, praticamente l'abbiamo visto con Non mio come sto. Prima di entrare con lui, no? Ma mamma mia come sto, la verità di come è nato questo progetto, questo programma, da dove è nato? Ma non è un progetto, è un personaggio che chiaramente nei comici siamo abituati a osservare del quotidiano, era un tossico che girava per Ostia dove abito io, alla stazione, io stavo aspettando mia moglie, questo ragazzo un po' così fuori, mi si avvicina e fa alla che c'è lo sbicci per treno, io ho preso così, con il mio spirito filantropico gli ho dato 100 lire, tempo. Poi dopo ritorno, che c'è lo spicci per treno, ho preso da 800 e così, la cosa si è ripetuta per 5 volte, alla fine è venuto a me e mi ha detto che c'è lo spicci per treno, ho fatto scusa, ma quanto cosa sul biglietto per treno? Questo mi guarda e mi fa, ma guarda il biglietto, io il treno me lo voglio comprare. E da lì mi è nata questa cosa, insomma, di creare questo personaggio molto demenziale, è stato costruito come un fumetto, perché io non parlo mai di parola, però gioco molto sul personaggio che è un perdente nato. Questo sì, e il particolare delle connazionali l'impatto che c'è con il pubblico, praticamente la differenza tra l'italiano e l'italiano. Ma io penso che questa sera sarà un momento di grande raccoglimento e di fratellanza, anche perché in un contesto che chiaramente siamo qua in Germania e rivedere i propri connazionali, penso con emozione per entrare, insomma, dico bene. Faccio parlare anche lui, non è che può fare il giorno per bene. Passiamo subito alla palla a lei, quindi presentiamoci lo sketch che faremo questa sera, sicuramente già sta fatto, grazie tanto. L'emozione che ci sarà di fare un duo con Mamma mia come sto? C'è sempre, ma guarda, più che l'emozione c'è la concentrazione per fare bene il nostro lavoro, che è quello di far divertire la gente, che quando vediamo che le persone si divertono abbiamo raggiunto il risultato, per cui siamo molto contenti, noi lavoriamo insieme da noi, quindi siamo una coppia consolidata e anche se abbiamo esperienze differenti, no? Noi poi cerca la propria strada anche come singolo, però insomma insieme, e oggi questa sera abbiamo un compito particolare perché
stare con dei connazionali che stanno all'estero, sappiamo quanto sia delicato, quanto sia difficile certe volte trovarsi in un paese, sia pure ospitale come la Germania, però insomma col cuore in Italia. E noi insomma siamo una rimpatriata, siamo una rimpatriata, siamo molto contenti e anche orgogliosi di poter fare questo piccolo progetto. Tenendo presente che lei dovrà fare lo spettacolo stasera, sì, con Enzo sono Sarri. 30 anni che lo tiene presente, sì, lo no adesso ecco non è una novità, voglio arrivare alla domanda. Tenendo presente, quindi premesso che sta lavorando giusto, sì, con, e questa sera dovrà, sì, un pregio o un difetto di Enzo Sarri? Attenzione come parla per gli esattissimi. No. Credo che sia pregio e difetto la stessa cosa, nel senso che sì, si sta aggiustando per lo spettacolo di questa sera. No, ce l'ho ben presente, cioè la generosità, perché la generosità è un pregio quando viene rispettata e accolta bene dalle persone verso le quali sei generoso, ma diventa un difetto se le persone non sono pronte ad accettare la tua generosità. E da questa parte si è salvato un posto stasera. Mariana, sono pregi, Mariana è un fratello. No, difetti. E noi il difetto che mi fa ridere quando faccio l'intervista, questo è l'unico difetto che c'è, come ho detto. Abbiamo fatto cabaret, abbiamo fatto film, abbiamo fatto televisione, abbiamo fatto anche dei libri, abbiamo scritto anche dei libri. Ma qualcosa di più nel cassetto, un sogno nel cassetto. Vi farei vedere l'espressione di... Il Gianpiero che gli è caduta la macchina fotografica da darsi queste 3.000 euro. Nel cassetto è... E ricomprare la macchina e fare uno spettacolo di beneficenza affinché possiamo comprare la macquina a tuo marito. Questa è la, perché mentre stiamo girando l'intervista gli è caduta la macchina fotografica. No, va bene che sia, che qui mi sembra che sia sui 2.000 2.200. No, guarda, si è spaccato in 100 pezzi, però si è spaccata tutta, come dice il mio amico qua presente. No, pare che si sia salvata. No, adesso non è un problema, l'importante è che si sia salvata la foto con voi, perché... No. Abbiamo praticamente un cabaretto, film, cinema, televisione, e abbiamo scritto ovviamente anche dei grandi libri, sì, da questa parte, giusto? Un sogno del cassetto per un futuro, mi è rimasto ancora? Guarda, quest'anno uscirà il mio primo film di Natale che ho girato quest'estate, uscirà su Italia 1 prima serata, il titolo è Din Don, con un cast strepitoso, e questo è un motivo di grande soddisfazione perché inizio a fare un percorso da solo. Poi uscirà lo spettacolo che stiamo scrivendo con Mariano D'Angelo quest'estate per andare in tournée, e poi abbiamo grandi sorprese, abbiamo un film insieme, insomma è anche una trasmissione insieme per Italia 1 prima serata. Chiudendo il discorso, c'è stato un momento della vostra vita che avete detto basta, voglio scendere? Sì, alla fine della serata per andare a casa. E lei? No, per adesso no, altrimenti sarei sceso. Allora, un grande saluto alla vostra maniera. Però volevo ricordarvi una cosa, che questa sera ho rincontrato un grande professionista, un grande comico che è Franco Neri, con il quale ho avuto il piacere di girare il primo film nella storia in 3D, che era Box Office in 3D, per cui questa sera ho l'occasione di incontrare un grande professionista e un grande amico, e sono ancora più felice di stare con Giacomo. Lo lasciamo al pubblico con quella frase. Yes, vai Franco, mamma mia come stai? Allora, prima di continuare, vorremmo accennarvi qualcosa. Questa serata andrà in onda su televideoitalia.net, quindi tutta questa bellissima serata, sui sedili ci sono dei flyer, e se volete rivedere questa bellissima serata andate su televideoitalia.net. E qui su questo palco, con grande piacere, vogliamo presentarlo, il grande cabalista comico Franco Neri. Un applauso, più forte. L'applauso deve essere così forte. Oh, it's a new shine.
Che bello, che bello. Rosario! Magari che sei bello veramente, Non pensavo che anche al buio tutto è bello così. Ma ieri gli ho detto alla mia amica, non piange che quando piangi sei brutta, ma papà non sto piangendo. Che bello, la Germania, che bello. Non puoi finire però. Se in Germania ci fosse di calabresi. Lo so, allora quello è, te l'ho visto prima che girava col capretto. Allora, sono qui con Franco Neri, penso che anche per te fosse la prima volta che sei qui in Germania per questo grande spettacolo. Oggi in una grande comicità, quindi televisione, spettacolo, cabaret, da dove è nata la risata? A me la risata nasce, innanzitutto salutiamo tutti quelli che ci stanno guardando in questo momento. La risata nasce nell'osservare quello che ti capita tutti i giorni. La risata ce l'abbiamo tutti dentro, ma è difficile tirarla fuori, però con un po' di genio, nel senso che uno basta che guarda le cose in un modo semplice, lì in mezzo c'è la risata. La vera risata nasce dal dramma, perché se ne andiamo a vedere una persona che ha 100 anni e scivola, dici... Si mette a ridere, perché un bambino di 5 anni che dice poverino si è fatto male, e la risata poi ci sono tanti tipi di risate, c'è la risata di pancia, la risata intellettuale, ci sono tanti modi di ridere, c'è la risata satirica che parla di politica. Io mi reputo, o meglio, cerco di far ridere le persone raccontando le cose che loro sanno già, senza andarmi a scervellare, guardando quello che mi gira attorno, cioè è molto semplice, cogli delle situazioni bellissime. Quindi consideri il tuo spettacolo in questo caso una realtà di vita? Sì, diciamo che io considero lo spettacolo uno spaccato di vita, perché certo tante cose sono amplificate, perché sennò non farebbero ridere, non farebbero scattare la risata. Però in tutto quello che racconto c'è un passato, un vissuto delle persone, fai rivedere dei momenti familiari, fai rivedere i momenti dei genitori, fai rivedere i momenti dei fratelli, i parenti che non ti vedono da 30 anni e quando ti vedono, la prima volta che ti vedono ti dicono soltanto sei vivo, anziché dirti che piacere vederti. Ecco, questo è il modo di far ridere e di raccontare di Franco Neri. I tuoi idoli sicuramente li avrai avuti per entrare in questo mondo artistico? Ma io, guarda, gli idoli sono, io considero questo lavoro, il lavoro del comico, un lavoro fortunato, cioè è come fare la lotteria, vincere la lotteria. Gli idoli, sì, ho avuto idoli, ho due grandi maestri, uno perché il giorno che io feci 18 anni lavorai con lui, questo si chiama Lino Baffi, per cui lo saluto, un grande amico, è il nonno. E poi un altro che mi fa molto ridere perché lui è geniale, non so cosa, Gigi Proietti. Poi ognuno ha il suo idolo, no? Cioè, certo, stiamo parlando degli attori contemporanei, senza andare molto indietro, parlare di Stallone, Buster Keaton e tanti altri che hanno segnato la comicità nel mondo. Totò era avanti 18 anni, oggi vedi un film di Totò, ridi ancora. Perché? Perché lui, cosa che ha fatto poi anche Alberto Sordi, ha raccontato quello che noi abbiamo nell'animo ed è molto più facile arrivare al cuore delle persone. Il famoso tormento Franco, ma da dove è nata la realtà? Ma la realtà, Franco è nato un po' perché mia madre, siccome quando ero piccolo ero discolo, diciamo, non ero proprio tanto bravo, mia madre la faceva disperare, mi chiamava dal balcone, Franco, vieni a caschettarti, Franco, vai fatti con Franco, studia che domani ti intervengono. E poi in una puntata di Maurizio Costanzo,
alla parola, cioè alla parola mio papà, mia madre mi diceva Franco, il pubblico ha risposto Franco, e da lì ho capito che il tormentone era nato, un tormentone senza, involontario, che poi è partito ed è rimasto durante negli anni, e sono contento perché molti come me restano ingabbiati dentro il mio personaggio, però io dico grazie al mio personaggio, perché senza il mio personaggio io oggi non sarei qui a fare l'intervista, magari sarei, che ne so, a pescare, ma neanche, perché dove vado a pescare che non so il mio braccio. Sogni nel cassetto? Beh, i sogni nel cassetto, ci devo togliere i vestiti che ho dentro per metterci, perché i sogni sono tanti. Uno vorrebbe realizzare tantissime cose, non è facile. Non è facile perché questo è un mondo spietato, no? Cioè, tante volte si fanno si fanno dei progetti, ci lavori tanto per fare un progetto e poi magari si perde nel nulla. Però sogni ce ne tanti, io ho fatto da poco, ho partecipato a un progetto cinematografico, sto scrivendo lo spettacolo nuovo, che era già nuovo quello che facevo prima, e faccio serata un po' dappertutto quando mi chiamano, non dappertutto, dire dappertutto è esagerare, quando mi chiamano faccio le serate, ecco, partecipo anche alle carmesse come questa sera con Salvi, che è un amico simpaticissimo, geniale, particolare il personaggio che fa, e tutto. Franco Reni è uno semplice, uno che vive coi piedi per terra. Enzo Salvi ha salutato con il suo tormentone. Allora, facciamo un Franco Neri con un saluto ai nostri connazionali italiani all'estero. Allora, tutti i calabresi che sono all'estero e non, e quelli che si trasferiranno, perché tra poco se ne andranno tutti all'Italia. Io dico così, Franco, oh Franco, vieni che ti aspettiamo oltre la frontiera, che potrebbe essere la frontiera dell'Arco, ormai le frontiere non esistono neanche più. Però vi aspettiamo in un'altra nazione. Poi se continuate a seguirmi, continuate a seguire questa bellissima trasmissione che si occupa di artisti, danno la possibilità a noi che regaliamo sorrisi di essere visti da persona che lavorando in Italia difficilmente ci saremmo arrivati, per cui grazie di cuore, l'aspetto. Oh, visto che è quasi ora, buon Natale. Ciao. Qui è bello vedervi anche così, ringrazio soprattutto i miei sponsor che hanno sostenuto questa serata, la RAI che sta qui con noi del Corriere d'Italia, grazie a voi e al signor Saieva, a chi ha aiutato comunque a fare parte di questa serata per poterla organizzare. Straordinariamente questa manifestazione sold out, proprio un Oscar Kampf abbiamo fatto in tedesco, lo possiamo dire, e in italiano giustamente è stato veramente un pienone, un grande successo. Tre celebrità invece di due, tre celebrità a livello internazionale, a livello di film, cinematografia, televisione, un Enzo Salvi e un Franco Neri e ovviamente anche suo collega. Danilo Amato, tu che sei l'organizzatore, un commento di questa magnifica serata, di questo bellissimo spettacolo che portate ai nostri connazionali italiani all'estero. Sono molto contento e fiero di aver potuto, ho potuto organizzare, diciamo, la serata con l'aiuto di tante persone, soprattutto del mio staff, altrimenti non avremmo potuto fare questa cosa qui. Anche Giuseppe Fascina mi è stato al mio fianco, grazie a lui. È un onore, diciamo, avere due celebrità come già tu hai nominato, Enzo Salvi, Franco Neri, cinema, cinepanettoni, le migliori risate della nostra gioventù, diciamo.
è un onore, ripeto. Grazie. Una cosa favolosa. Straordinario. Allora, visto che abbiamo dato la parola anche insomma a Giuseppe Fascina, tu sei un vecchio leone insomma degli spettacoli, insomma da quasi da 30 anni che ci si conosce, inutile negarlo, e praticamente hai dato veramente una grande mano, questo secondo me, se ho capito bene, è il tuo primo spettacolo a livello di questo, cioè tu ami più la musica insomma, sì. Hai indirizzato, quindi Fascina ti ha dato il corso, insomma ti ha dato un appoggio grande, va bene? Parliamo con te Fascina, dimmi un qualcosa di questa magnifica serata e come sei riuscita a tirarci fuori ancora un altro connazionale a farlo vincere come stasera. Si potrebbero dire tante cose, tutte cose belle. Diciamo che abbiamo discusso ore intere, settimane intere. Devo stare attento perché la ragazza giustamente è gelosa, perché lui dice sempre Giuseppe sta a mio fianco, però solo di giorno, di notte non ci sono al suo fianco. Comunque, lasciamo i scherzi, lui ha creduto un po' all'idea di quello che faccio anche io, un po' di meno. Le ho detto concerti musicali, andiamo un po' su quello. Come sapete io quasi ogni anno diciamo ho portato via Giuizzo e adesso ci sarà la serata di ottobre 2019, cioè già siamo un anno in avanti, si può dire. Bene. E sì, poi lui si è messo in contatto e ha visto che la commedia in italiana, cioè ce ne sono tanti, e ha preso subito in simpatia Enzo Salvi, che è un grande attualmente in TV, è stato adesso con molte trasmissioni sulla Rai. Sì. Poi Franco Neri, un potere calabrese, un mito. È stato bellissimo diciamo questa idea che poi lui ha detto facciamolo insieme, io ho detto guarda io avrei fatto uno e l'altro già da anni, mm-hmm. E ha detto se hai l'idea di farlo insieme io ti sto al 100% accanto, mm-hmm. Come di solito faccio, come promozione. Cioè praticamente tu sei stata la cosa parte... più importante, la cosa più importante, la cosa penso, stata, sì, esatto, l'organizzazione più importante diciamo, sì. Comunque l'ho avuta, esatto. Grazie a Fascina. La cosa più importante comunque è la biglietteria, assolutamente, perché con il mio ticketserviceitaliano.com è stato creato appunto per collaborare con gli organizzatori in Germania che portano gli artisti e deliziarci un po' di questi grandi artisti italiani, insomma, sì, di portare veramente sì, la sì. Musica, e anche perché tu non lavori solo con le commedie ma anche a livello cinematografico, sì, ma anche con una vita diciamo sempre, e infatti così è bello, penso che la gente ha sempre più fiducia anche, sì. E sono 24 su 24 disponibili, se uno si vuole sedere in prima fila, in seconda fila, come fare, come non fare, siamo italiani, siamo sempre un po', però è la cosa bellissima, anche questa sera l'ho vista all'entrata. Avete registrato anche voi, la gente allegra, poi grazie a Nuove Idee con Carmine. Carmine con il suo, poi si vedrà in qualche pezzo che avete registrato. Cioè che te entri in un evento, l'accoglienza, c'è l'allegria. E l'accoglienza che comunque fa anche lo spettacolo. Bene. Per quello ho avuto l'idea di fare tipo una Piazza Italia, mm-hmm. Avere avanti prodotti italiani, prodotti tipici. Bravo, il meglio del Made in Italy. Bravo. Siamo italiani. Cioè c'era il panino con la porchetta. Immagini. E non l'ho mangiata, hai visto? Devo io ho fatto in tempo. Però. Va bene. Tralasciando la porchetta, no? Il nuovo progetto, c'è qualcosa? Guarda, sui nuovi progetti ce ne sono tanti. Non ti sbottoni? No, mi sbottono. Cioè ci si impara poi, no? allora. Noi abbiamo progetti anche con Giuseppe insieme, perché continueremo comunque ad andare avanti insieme. È da anni che io con Giuseppe lavoriamo, abbiamo fatto altre serate. Ci abbiamo altre cose. Quindi non solo nella commedia, andiamo anche di nuovo sulla musica. Musica assolutamente. Però pubblichiamo sì. Una sì, foto sì. Dell'artista, come sia, nel sì, momento quando certo. È tutto sicuro, esatto. E chiaro. Bravo. Quindi cioè, allora vogliamo... Un po' di suspense, un po' di suspense. Sì. Suspense, va bene. D'accordo, ho capito che non si sbottonano questi organizzatori e a questo punto io dico sicuramente ci aspetteremo qualche altra cosa. Sicuramente. A più presto. Io ringrazio a nome di Televisione Italia, appunto del Corriere d'Italia e della Stampa Italiana Nazionale all'estero, della CNN, Danilo Amato, l'organizzatore. Grazie umilmente per averci chiamato e aver veramente assaggiato la vostra manifestazione e deliziato di questo gruppo di italiani con questi artisti, e grazie a Giuseppe Fascina per il supporto che tu dai nell'arco di 35 sempre. Anni. Sia i nostri connazionali, ma anche per portare ancora avanti la voce del nostro connazionale italiano all'estero. Vogliamo ringraziare giustamente dopo l'evento, perché
perché molti usano a farlo prima dell'evento. Allora, non sono tanti che dobbiamo ringraziare, veramente, però allora, facciamolo non si può immaginare. No, io voglio dire, per esempio, la sua donna, no? La sua ragazza, sì. Cioè, quante pazienze ci vuole, mia sorella Carmela Fascina, tanta altra gente che non si vede, però con la biglietteria, tutta la promozione, stiamo in giro. Vabbè, ma già abbiamo detto che avendo ringraziato lo staff e avendo ringraziato gli sponsor, che sono quelli che sicuramente hanno veramente lavorato sempre di più, meno male. In questo caso avremo altri programmi, grazie a tutti voi. Io vorrei diciamo chiudere ringraziando anche i miei sponsor che mi sono stati a fianco, che avrò ancora a fianco per le prossime serate. Ringrazio a voi di Televideo Italia. Vorrei ringraziare anche il Corriere d'Italia per la presenza che ho avuto questa sera con noi, insieme a noi. Ringrazio veramente di tanto cuore. Grazie. Ringrazio anche lui e Stefi, i presentatori che abbiamo avuto, stupendi anche loro. Ringrazio tutti di tanto cuore, con vero cuore, e vi aspettiamo tutti la prossima volta. Allora, da Angela Saieva è tutto, a voi studio.